Se il tuo computer è lento, è stato infettato, si aprono errori randomicamente, si spegne da solo o ha qualsiasi problema, allora questo è proprio il video che fa per te. Nel caso in cui non sia così, ti consiglio di salvartelo perché in futuro potrebbe veramente salvare la vita a te e tutte le persone che ti stanno attorno. Buongiorno a tutti, io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e benvenuti in questo nuovo video. Dopo decine e decine di video dove abbiamo distrutto completamente i nostri computer installando virus, scaricando malware e cliccando su qualsiasi cosa ci passasse per la testa, è finalmente arrivato il momento di parlare di contromisure. Oggi infatti vi spiegherò in che modo è possibile velocizzare in maniera realmente assurda i nostri computer ed eliminare, cancellare, distruggere tutte le minacce che potremmo aver incontrato durante la nostra navigazione in rete. Come avrete già visto all'interno dell'episodio numero 3 della Virus Saga contro il virus 000.exe, io mi sono messo all'interno dei file di registro a fare qualche smanettamento, a cancellare qualche entry, che non è una cosa troppo semplice da fare, soprattutto se non siete degli informatici e amate smanettare dalla mattina alla sera sul computer. Per venire un po' incontro alle esigenze di chi non è troppo tecnico, ma anche aiutare i tecnici ad avere un tool all'interno del proprio armamentario con la quale sconfiggere i malware, oggi vi presento il Tron Script. E ci tengo a precisare che questo non è un video sponsorizzato in alcun modo, semplicemente è il modo con la quale io cancello le minacce perché mi è comodo e lo fanno tutti quelli che smanettano sul computer. Prima di parlarvi di questo incredibile strumento, vi invito in questo momento a lasciare un bel like sotto a questo video e iscrivervi al canale. Ricordandovi che le iscrizioni sono completamente gratuite, mi ringraziereste davvero tantissimo per tutte le ore di tempo che impiego per cercare anche di rendere fruibili da parte di tutti questi video. E vi assicuro che trovare le parole corrette per spiegare cose molto complicate richiede molto lavoro. Quindi se sei appassionato di scienza, tecnologia, informatica, computer, ma anche videogiochi, sicuramente hai trovato il canale che fa per te. Per fare qualche esperimento utilizzeremo la famosissima Microsoft Virus Box, che è stata la protagonista dell'intera virus saga. Cercherò di guidarvi e spiegarvi effettivamente che cosa fa questo magico script che vi salverà la vita nel caso in cui il vostro computer sia lento o pieno di virus. Ed eccoci qui ragazzi davanti alla pagina dove andremo a scaricare il nostro Tron Fights for the User, chiamato anche Tron Script per gli smanettoni. Per raggiungere questa pagina, mi raccomando, è scaricabile solo da qui, tutti gli altri siti sono falsi, schifosi e pieni di immondizia, solamente da questa pagina, reddit.com/r/tronscript. Non potete trovare questa roba da nessun'altra parte, questo è l'unico punto in cui potrete scaricarla in maniera completamente sicura. Cliccate, solitamente ci sono i post dei moderatori che vengono pinnati con tutte le modifiche, cliccate qui dentro e andate a scaricarlo da una qualsiasi delle fonti. Io solitamente uso le fonti ufficiali. Clicchiamo ad esempio sul primo, qui troviamo il punto .exe ed eccolo qui che viene scaricato. Grandezza del file ragazzi 471 mega, quindi dobbiamo aspettare un attimo di tempo, io ritorno tra un attimo e dopo continuiamo con il nostro video. Perfetto ragazzi, download completato. Prima di continuare vorrei invitarvi a recuperarvi tutta quanta la virus saga. In moltissimi di voi mi chiedono: Dani, dove troviamo gli episodi? Molto banalmente ragazzi, senza cercare il video singolo, andate sulla sezione playlist e scorrete all'interno della playlist della Virus Saga. Cliccando qui ci sono tutti quanti e 12 gli episodi uno dopo l'altro e ovviamente continueremo a portarne altri anche per testare gli effetti dei virus, che secondo me è una delle cose più divertenti da fare sul canale. Allora, detto questo, prendiamo il Tron Script che abbiamo appena scaricato, lo trasciniamo sul desktop, ci metterà un pochettino, insomma sono 470 mega e passa. Tranquilli, è un programma sicuro, l'ho sempre utilizzato, se Windows vi rompe le scatole tranquilli, io nella mia vita credo di averlo usato una quarantina di volte senza problemi. Ovviamente ci tengo a precisare che non l'ho fatto io, è fatto da degli sviluppatori indipendenti che vogliono combattere per gli utenti appunto contro tutti quanti i malware che potrebbero insidiarsi all'interno dei loro computer. Direi che possiamo cominciare con la pulizia, andiamo con tasto destro, esegui come amministratore e per la prima volta all'interno di questo canale andremo a pronunciare la nostra famosissima frase: vuoi consentire a questa app con autore sconosciuto di apportare modifiche al dispositivo? Questa volta sì, e faremo solamente del bene al nostro PC. Non verrai distrutto, cara Virusbox, questa volta verrai solo salvata. Allora, cerco di spiegarvi un pochino come funziona questo Tron Script, anche per quelli che effettivamente vogliono capire che cosa va a succedere all'interno di questa caterva di script che vengono eseguiti uno dopo l'altro. Allora, fondamentalmente appaiono due icone, due schermate, due cartelle, diciamo, sul vostro schermo, che sono l'Integrity Verification e il nostro file Tron. Una volta conclusa l'operazione di partenza, andiamo all'interno della cartella Tron. Questi file sono stati scaricati da questo eseguibile, quindi tranquilli, non sono virus. Quello che trovate all'interno della cartella Tron saranno quattro file.
Isle. Mi sento molto un disneyano adesso, perché se non sbaglio Tron dovrebbe essere anche un famoso film della Disney. Per i fan di Kingdom Hearts, anche un bellissimo mondo di Kingdom Hearts 2, divertentissimo. Nelle istruzioni, ragazzi, sono racchiuse tutte le informazioni su come funzionano i comandi, roba che potete tranquillamente, anzi vi invito a fare, perché insomma, se volete capire effettivamente che cosa viene fatto al vostro computer, è tutto scritto qua dentro. Io cercherò di riassumerlo in maniera tale che sia un linguaggio comprensibile da un non tecnico. Dentro la carta delle risorse ci sono tutti quanti gli step che il nostro Tron andrà ad eseguire sul nostro PC. C'è la fase di preparazione, time clean, debloat, disinfect e tutto il resto. Questa roba non vi interessa, ve la spiegherò mentre avverrà sul nostro computer. Quello che ci interessa è che abbiamo un tron.bat che non vede l'ora di essere eseguito. Tasto destro, esegui come amministratore, e quello che verrà fatto è appunto eseguire tutti e 9 gli step uno sotto l'altro. Allora cerchiamo di capire ciò che avviene quando si esegue il nostro fantastico tron.bat. La primissima fase è chiamata fase di preparazione. Innanzitutto dobbiamo dire sì, acconsento al running di questo programma. Per farlo si scrive I agree, o quello che viene richiesto, magari in una versione successiva verrà richiesto di scrivere altro. Ragazzi, mi raccomando, l'inglese, studiatevelo, perché senza questo non si va da nessuna parte. Scriviamo I agree, diamo l'invio e speriamo che lo abbia preso. Ok, lo ha preso. A questo punto Tron dirà: guarda, ho capito che ci troviamo, addirittura capisci che siamo all'interno di una macchina virtuale, quindi immaginate quanto è potente questo strumento. Io non gli ho detto nulla, semplicemente lui ha capito che siamo in una macchina virtuale e ci dice: guarda, più o meno per fare tutti gli step serviranno dalle 4 alle 6 ore. Ovviamente c'è uno step un pochettino più pesante che vi spiegherò qual è dopo, però tranquilli, date l'ok, premete un qualsiasi tasto per continuare, tipo l'invio. Ok, fantastico. E ciò che avviene come fase 0, la parte diciamo iniziale di questo script, è che viene creato un punto di ripristino. Che cos'è un punto di ripristino, ragazzi? Voi cliccate qui in basso a sinistra, cercate punto di ripristino, ed è più o meno quello che potreste fare voi a mano. Quando avete un momento in cui il vostro sistema è stabile, quello che fate è crearne un punto di ripristino. Serve a ritornare indietro nel tempo in caso in cui le modifiche apportate da Tron non siano di vostro gradimento. Se apriamo punto di ripristino, infatti, cliccando all'interno di ripristina configurazione di sistema, andando a cercare qui all'interno degli ultimi punti di ripristino carti nel sistema, vedrete che comparirà. Ecco, ci mette un pochettino, sceglie un punto di ripristino diverso, guarda un pochettino, c'è quello che ha fatto Tron. Quindi la prima cosa che fa Tron è: ok, il sistema si trova in questo stato, salviamolo, e boh, se non ti piace quello che fa il mio script, puoi tornare indietro. Come? Basta che clicchi avanti un paio di volte e sei a posto. Quindi se volete tornare indietro potete comunque farlo. La seconda fase, ragazzi, dello stage 0 è quello di lanciare il job R-Kill. Qui fondamentalmente viene killato tutto quello che potrebbe essere un rootkit o un malware. I rootkit sono dei virus veramente fastidiosi che si insidiano nelle profondità del boot del vostro computer, quindi sfortunatamente l'unico modo che avete per trovarli è fare multiple scansioni utilizzando multipli strumenti. Tron fa esattamente questo, va a cercare quali sono gli strumenti migliori per scansionare il vostro computer, lo scansiona e poi rimuove tutto quanto. Perfetto, la parte iniziale dello step 0 dove abbiamo killato tutti quanti i malware in esecuzione è stata completata. Se durante l'esecuzione degli step viene richiesto di scaricare dei componenti aggiuntivi, tranquilli, date l'ok. Io ad esempio mi sono dimenticato, perché sono andato a prendermi un po' d'acqua, di dargli l'ok per l'installazione del framework .NET 3.0, e quindi purtroppo lui senza autorizzazione non va avanti, e quindi purtroppo il pezzettino con questo diciamo componente di McAfee chiamato Stinger, molto utile per questa fase di distorsione dei rootkit, non è stato scaricato e non è stato utilizzato. Quindi mi raccomando, ogni tanto dato un'occhiatina allo schermo, perché se compaiono dei messaggi dovete dare l'ok. Perfetto, la fase 0 come notate è stata completata, stage 0 preparation completata, quindi tutti quanti i rootkit, tutti quanti i processi un pochettino malevoli sono stati distrutti completamente dal nostro Tron. Adesso parte lo stage 1 chiamato temp clean. Questo è comodissimo come fase, ragazzi, perché consente al vostro computer di liberare dello spazio che è occupato da dei file temporanei. Quando ad esempio voi fate l'aggiornamento di Windows alla nuova versione, Windows utilizza dei file che poi, una volta concluso l'aggiornamento, rimangono lì quiescenti nel sistema, che non servono più a nulla. Questa fase si occupa proprio di cancellare tutta l'immondizia che nel vostro computer è lì, mezza morta, che non serve a niente. Quindi tranquilli, non verranno cancellati assolutamente i vostri file personali, ma solamente quelli che rallentano le prestazioni del vostro computer. Per farlo vengono lanciati sia dei task manualmente da questo script, che vanno a cancellare le cache del sistema, sia scaricati dei piccoli softwareini come CCCleaner ed eseguiti in background senza che voi vi accorgiate di nulla. Quindi tranquilli, anche perché alla fine di questi processi verrà tutto quanto disinstallato. Verrà tutto
disinstallato, come anche una serie di programmi che, se voi conoscete più o meno come funziona l'acquisto di un computer, vi arrivano preinstallati sulla vostra macchina. Avete presente tutta l'immondizia che arriva sul vostro computer, che vi trovate sul desktop? Gioca ora a Candy Crush, con tutto il rispetto per Candy Crush, per carità non ho nulla contro di loro, ma ci sono una marea di applicazioni che arrivano e vengono installate senza il vostro consenso quando voi comprate un computer. Bene, lo step numero 2, chiamato The Bloating, è uno step con la quale tutti i vostri file vengono confrontati con una lista di centinaia e centinaia di applicazioni chiamate applicazioni cestino, e nel caso in cui nel vostro sistema siano presenti delle applicazioni del genere, esse vengono prese, cancellate e rimosse dal vostro sistema. Un'altra cosa molto utile che viene effettuata durante questa fase numero 2 è l'eliminazione di tutte quante le toolbar. Quante volte vi sarà capitato di andare su internet, scaricare un file e sfortunatamente inceppare in un file che non solo si installa, ma installa anche una fantastica coppia, tripletta, quadrupletta di toolbar all'interno del vostro browser di internet. Ecco, questa fase serve proprio a rimuovere anche queste toolbar, che sono fastidiosissime e vi riempiono internet fino a non farvi capire assolutamente nulla. Ed eccoci arrivati, ecco, fantastico, è venuto fuori proprio nel momento adatto. Fase numero 3 di Tron, quella più pesante. Quello che va a fare è scaricare una serie di antivirus, anti-malware, anti-tutto, uno per ogni tipologia, lanciarli, eseguirli ed effettuare una scansione di tutti quelli che potrebbero effettivamente essere i virus che si insediano all'interno del vostro computer. Uno di questi programmi è ad esempio Malwarebytes, lo utilizzo praticamente tutti i giorni, ce l'ho sempre attivo sul mio sistema e consente di vedere se sono presenti malware all'interno del nostro sistema. Quindi, come avete visto, lo step numero 3, chiamata anche fase di disinfettamento, richiede che voi clicchiate un pochettino di pulsanti. Non verrà installato solamente Malwarebytes, ma anche Kaspersky Virus Removal Tool, e verranno tutti quanti utilizzati per scansionare completamente il vostro sistema. Alla fine dell'esecuzione del Tron Script, tutti questi antivirus e roba che lui utilizza per queste fasi di disinfezione verranno automaticamente disinstallate. Quindi voi non dovete preoccuparvi di nulla, l'unica cosa che dovete fare è dargli l'ok, perché giustamente sta scaricando un'applicazione che verrà utilizzata nel vostro sistema, quindi ha bisogno della vostra autorizzazione per farlo. Una volta aperto Malwarebytes in basso a destra, ci basta cliccare su scansione. Mentre la scansione va avanti, Malwarebytes ci dice chi ha identificato delle minacce, e lo credo anche perché questa è la Microsoft Virus Box e qui sopra ci abbiamo fatto le peggiori porcate, quindi è normale che abbia trovato dei virus. Nello specifico ne ha trovati 4, ci ha impiegato all'incirca 5 minuti, vi ricordo che questa è una macchina virtuale molto piccola, e ha trovato, vediamo un pochettino cosa ha trovato, 2 malware e 2 programmi potenzialmente pericolosi. I malware sono rispettivamente il nostro virus Hydra.exe e addirittura ha trovato il virus all'interno del file zip. E vi assicuro, ragazzi, che trovare un virus all'interno di uno zip non è facile, soprattutto se lo zip è protetto da password, quindi vedete quanto è buono questo fantastico software. Ora clicchiamo quarantena selezionata, quindi tutti quanti i nostri fantastici virus verranno quarantenati, quindi messi in galera, non potranno più uscire. E a questo punto direi che il sistema, dal punto di vista delle minacce rilevate da Malwarebytes, dovrebbe essere sicuro. Una volta concluso Malwarebytes, si passerà all'analisi di Sophos, che è un altro software utilizzato appunto per l'eliminazione dei virus. Quello che andrà a fare qui è scaricarlo. Se potete vedere quello che succede, io qui ho aperto un terminale con l'esecuzione di, alla fine, quelli che sono i software che vengono usati da TronScript. In questo caso non dobbiamo cliccare su nulla, l'unico che richiede un click è Malwarebytes. Per quanto riguarda il fantastico Kaspersky Virus Removal Tool e per quanto riguarda il numero 3, quindi Sophos, è tutto quanto automatizzato. Qui addirittura c'è la scansione con il risultato della scansione, non ci sono errori, non ci sono password protect, non ci sono file corrotti, quindi direi che la scansione di Kaspersky è stata conclusa con successo. Mentre Sophos fa un po' di pulizia di quelli che sono alla fine i file che sono rimasti su questo computer, vi posso mostrare che innanzitutto sul mio desktop sono stati cancellati il mio meraviglioso Cheat Engine, che, ok, sì, sappiamo che è un software safe e completamente legale, però viene analizzato e visto come un virus. Oltretutto, se vi ricordate, nella schermata precedente di Malwarebytes era segnato che il nostro Cheat Engine era un file potenzialmente pericoloso e invece Hydra era un vero e proprio malware. Quindi diciamo che le minacce sono anche classificate in base al livello di pericolosità. Cheat Engine vi va ad aprire la memoria del computer e guardare quelle che sono le variabili salvate all'interno dello stesso, quindi è normale che un software esterno dica questa cosa potrebbe fare dei danni al tuo computer, forse è meglio rimuoverla. Se apriamo la cartella noi in desktop, infatti il nostro
nostro Hydra è stato completamente cancellato. Come notate, qui all'interno è sparito il file .exe. Sono rimaste giusto delle immagini che servivano ad Hydra per partire, però se vi ricordate, questo malware aveva un .exe che è sparito. Quindi ciao! Perfetto, la fase di disinfezione del nostro computer è stata completata. Rimane lo stage numero 4, ovvero la riparazione. Questa, ragazzi, è molto molto utile perché consente di andare a ripristinare tutte quante le impostazioni che magari un malware potrebbe aver modificato all'interno sia dell'editor dei registri di sistema, sia proprio a livello di corruzione dei vostri dischi. Praticamente in questa fase viene presa la vostra immagine di Windows e viene confrontata con un'altra immagine che conosce Tron. Vanno a valutare se ci sono delle incongruenze e infine viene controllato tutto quanto il folder System32. Sapete che molti malware si divertono a smanecciare lì dentro, a fare dei casini. Questa fase dovrebbe riuscire, si spera, a risolvere tutti quanti i problemi causati dalle modifiche di questi file importanti per il corretto funzionamento di Windows. Ottimo, l'analisi della nostra immagine di Windows è stata completata 100%, non sono state rilevate corruzioni di immagini perché su questa macchina virtuale nessuno dei nostri malware ha corrotto l'immagine di Windows, però potrebbe succedere, quindi abbiamo un'arma anche per contrastare ciò. Il prossimo step, che comunque è presente all'interno della fase numero 4 della riparazione del nostro sistema, va a fare una serie di comandi chiamati check disk. Questo, se lo aprite voi manualmente, aprite un terminale e scrivete chkdsk, si esegue come vedete qui a schermo. Quello che viene fatto è analizzare tutti quanti i dischi del vostro computer alla ricerca di corruzioni o errori. Ci sono alcuni virus che vanno a fare proprio questo, quindi questa fase è ottima per risollevare il nostro computer da queste minacce. Direi che a questo punto la fase dovrebbe essere completata. Qui viene tirata fuori un bel report con quello che è stato fatto, se c'erano dei settori danneggiati in questo caso no, e direi che la prossima è la fase numero 5. Fase numero 5, fase di patching, va a fare un po' di analisi per quanto riguarda gli update di Windows. Quante volte i tecnici alla quale avete chiesto: ma perché il mio computer è lento e ci sono un sacco di virus, non funziona e non riesco a fare niente? La prima cosa che vi rispondono è: hai fatto gli aggiornamenti di Windows? Ecco, gli aggiornamenti di Windows verranno lanciati automaticamente dal nostro Tron, che non solo aggiornerà Windows ma anche andrà a dare un'occhiatina a Windows Defender, perché anche l'antivirus, ragazzi, va aggiornato. Fase numero 6, fase di ottimizzazione, lancia una deframmentazione del vostro disco. Teoricamente quando siamo all'interno di una macchina virtuale questa cosa è inutile, però anche questa fase è veramente molto comoda, sia per risparmiare un po' di spazio nel vostro computer, sia per renderlo più rapido. Fase 7, ovvero la fase finale, poi ce ne sono un altro paio che non ci interessano, è la fase di wrap up. Questa fase va a resettare tutte le impostazioni legate al power consumption, quindi alla batteria del vostro computer. Quindi se qualche virus vi ha reso lento il computer perché vi ha abbassato il livello di velocità della CPU e ha smanacciato dentro la batteria, questo dovrebbe risolvere tutto. Al termine di questa ultima e settima fase verrà creato un file all'interno della cartella logs nella cartellina Tron, quindi nel summary che si sta in realtà creando in questo momento, quindi non potete vederlo. Vedrete tutti quanti i file che Tron vi ha eliminato, tutta l'immondizia che è riuscito a cancellare. Se notiamo, all'interno della cartella Tron sono presenti in realtà altre due step, che sono i custom script che noi non utilizziamo, sono roba fatta dagli utenti, non ci serve, quindi non verranno eseguiti, e anche i manual tool. Io solitamente questa roba non la utilizzo, abbiamo addirittura roba del 2016, quindi sinceramente non credo che serva. Una volta quindi conclusa l'ultima fase di Tron, il vostro sistema dovrebbe essere nuovo di zecca e veramente scintillante. Fatemi sapere se vi è servito questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e salvate questo video anche per il futuro, perché nel caso in cui doveste avere dei problemi di lentezza o di virus nel vostro PC, potrebbe davvero salvarvi la vita. Ah, mandatelo anche ai vostri amici che non capiscono nulla di computer, perché anche in quel caso la loro vita potrebbe essere salvata. E adesso vuoi un po' di distruzione? Puoi trovare tutti gli episodi della Virus Saga cliccando qui!